Nome: Graziano. Cognome: Pellè. Segni particolari: Non ce n'ho tantissimi, ma a parte che mangio lunghe, un po' stress pre e post partita. Dallo scorso luglio sei il nuovo centravanti del Southampton. Come ti stai ambientando in Inghilterra? Adesso bene. Il primo mese non è stato facile, anche se io sono abbastanza positivo e quindi non soffro tanto la distanza da casa. Però adesso, dopo un po' di gol, tutto passa. Differenze tra Southampton, Alkmaar e Rotterdam. Alkmaar è una cittadina piccolina dove fanno la fiera del formaggio, è particolare, simpatica, canaletti. Rotterdam. Se vuoi ti rifaccio la domanda. Sì, sì, come vuoi tu? Allora, Alkmaar, la prima in questo stato, è una cittadina piccolina dove fanno la fiera del formaggio, simpatica, canaletti, si sta bene, si vive bene. Rotterdam si vede che ha vissuto un po' i danni post-guerra, infatti adesso è in fase di ricostruzione, hanno uno tra i porti più grandi al mondo. Comunque è una bellissima città e si vede la parte nuova e la parte vecchia, se questa distinzione. Southampton è un'altra città di porto, io sono sempre abituato ad andare dove c'è acqua, è ancora da visitare, sono appena arrivato, quindi c'ho tempo. In Olanda, dopo aver realizzato 50 gol in 57 partite nelle ultime due stagioni, ti sei guadagnato l'appellativo di Stallone italiano. Confermi? Se per quello sì, guarda, non so nei dettagli il perché Stallone, però a parte gli scherzi, sì, ho avuto una grande stima da parte dell'allenatore, dello staff, e poi dopo ho ripagato con i gol. Se non avessi fatto quello non sarebbe stato qua. Raccontaci l'episodio più curioso della tua avventura nei Paesi Bassi. Ce ne sono tanti. Ai tempi della Zeta con Van Gaal parlavamo del numero, a me piace il numero 9, che sia 9, 19, 18, non sono scaramantico affatto, però mi piace il numero 9 perché ricorda un po' l'attaccante, no? Van Gaal disse il 9 è già preso, 19 è già preso, ok, 90 o 99, ho detto, no, numeri così alti no. Quale mi dà? Il 29 o 39? Mi disse, no, ho detto 29, non mi piace tanto, mister 90 o 99? No, lui molto severo, alla fine disse ok, allora non firmo. Lui si alzò incazzatissimo, andò dal mio procuratore, come si permette questo ragazzo? Io ho detto, guarda, scusa, stavo scherzando. Grande allenatore anche lui. Agli europei del 2007 con l'Under 21 hai trasformato un rigore con il cucchiaio, eri in Olanda, ti sei ispirato a Francesco Totti per il gol che ha fatto ad Euro 2000? Sì, è stato un piacere vedere il suo gol a cucchiaio, lui è uno specialista su questi numeri. Io avevo fatto una piccola scommessa senza soldi di mezzo, giusto a parola, con Montolivo e Chello, se c'hai coraggio fallo, poi l'adrenalina la partita, dopo io la rivedevo il gol e mi veniva una tensione ancora più alta di quando alla fine l'ho battuto, quindi è più adrenalina alla fine. Qual è il giocatore per il quale hai deciso di praticare questo sport? Mio padre era un ex giocatore a livelli inferiori, è arrivato in Serie C, però se parli con tutti i papà sembrano che siano stati i Van Basten e i Rijkaard dei tempi. Dicono che prima era molto più difficile arrivare in Serie C come adesso in Serie A, vabbè, le solite serenate, però lui faceva vedere sempre con vari video per quanto riguarda Van Basten, Ronaldo, tempi il brasiliano, li vedevo tutti, quindi sono cresciuto un po' con i calciatori del momento. Sappiamo che sei stato un campione di ballo e sei un appassionato di danza, come nasce questa passione? Mia madre gli piaceva tanto il ballo, mia sorella a 3 anni più grande già lo praticava e quindi era un ballo di coppia, io per non far dispiacere a mamma ho detto ok, faccio la coppia con mia sorella, addirittura dovevo utilizzare i tacchi perché mia sorella a 3 anni più grande è già sviluppata, non sembrerebbe, però poi dopo un po' quando è arrivato la chiamata del Lecce a livello un po' più alto ho deciso e mia madre ha capito. Cosa faresti per segnare il primo gol con la maglia della nazionale? Meglio non dire, altrimenti me lo fanno fare sicuramente, quindi cercherò di impegnarmi il più possibile, però non saprei cosa fare. Ora saluta gli amici di Vivo Azzurro con una frase in dialetto salentino, inglese e olandese. Allora, salentino, forza Italia, speriamo che in cima queste due partite proprio che faccio lo meglio possibile, gol. Inglese, I will do my best, hope to win the game, my best team is scoring goal, and forza Italia forever, and they know in England how much we care about our colors. Olandese, it's lekker, ik ben hier nu, it's fantastisch, ik hoop to do my best, scoring in deze twee wedstrijden. Forza Azzurri. Grazie.